oggi è una bella giornata perché sostanzialmente ragioniamo di un lavoro svolto in questo anno e mezzo, con un lavoro svolto non solo da soli, diciamo, ma svolto con la comunità pugliese. Abbiamo avuto la possibilità di avere con noi oltre 3.000 persone interessate al lavoro che stiamo facendo, abbiamo scritto insieme, se vogliamo, questa legge e devo dire che l'attenzione anche di alcune importanti fondazioni come quella del principe Carlo d'Inghilterra, che ha ritenuto questa come una delle buone pratiche dal punto di vista internazionale, per, non solo per la partecipazione ma anche come contenuto. Quindi diciamo la Puglia anche stavolta sta dando dimostrazione che può essere laboratorio di idee. Non solo la fondazione del principe Carlo, ma abbiamo anche avuto l'interessamento dell'ordine degli architetti di Montpellier in Francia, proprio perché credo che insomma sia una traccia importante per il futuro nello scrivere delle norme che guarderanno i luoghi e le trasformazioni dei luoghi. Nelle tappe, assessore, quali sono state anche le sollecitazioni arrivate dai territori? Ma soprattutto c'è stato l'idea di quello che noi abbiamo ragionato sulla abbiamo chiamato il mosaico pugliese, cioè ogni territorio ha una sua identità, ma nello stesso territorio ci sono più identità, quindi diciamo questa diversità è stata tenuta presente nella legge, quindi noi abbiamo chiamato parte di questi territori come un mosaico che si costruisce pezzo pezzo per costruire una comunità pugliese intera. Quindi diciamo ci veniva richiesto di guardare con attenzione quelle che erano le storie dei propri territori, quelle che potevano essere lo sviluppo non soltanto paesaggistico, quindi di valorizzazione e tutela, ma anche di quello sociale. Questa legge tiene dentro anche questo.